News di martedì 8 agosto, i titoli. La New Space Economy è già realtà, la Regione Marche accompagna i nuovi processi di sviluppo. A Treia il Valle Sacco vince la 43esima edizione della Disfida del Bracciale. Domani a San Severino l'unica tappa italiana dello show dell'artista Mafalda Minnozzi. E nello sport ci occuperemo anche di calcio, Coppa Italia di eccellenza al via il prossimo 3 settembre. Bentrovati anche oggi all'appuntamento con il nostro Video News. Camion avvolto dalle fiamme questa mattina intorno alle 11.45 sulla carreggiata in direzione mare del raccordo 11 Ascoli Mare nel tratto in corrispondenza del comune di Spinetoli. La squadra dei vigili del fuoco proveniente dalle sede centrale di Ascoli è intervenuta con il supporto di due autobotti circoscrivendo l'incendio ed evitando che le fiamme coinvolgessero l'intero automezzo. Scontro tra UDE e auto alle ore 14 di oggi lungo la strada provinciale 93 Venarottese nel territorio comunale di Force. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta dalla sede centrale di Ascoli e ha collaborato con i sanitari per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Per uno di essi si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. I carabinieri della compagnia di Macerata hanno invece denunciato per furto aggravato un 48enne di Treia. Domenica scorsa alle ore 11.25 circa nella tabaccheria Le Mura a Macerata ha commesso un furto di denaro asportando dall'interno del registratore di cassa. Sul luogo dell'evento è intervenuta una volante della questura che ha diffuso la descrizione dell'autore del reato, le cui ricerche sono state estese alle pattuglie. Un equipaggio del nucleo radumobili ha individuato l'uomo corrispondente alla descrizione della persona ricercata. Le verifiche hanno consentito di acclarare anche mediante le telecamere di videosorveglianza che l'uomo si era presentato nella tabaccheria chiedendo una ricarica telefonica e approfittando di una momentanea distrazione dell'esercente aveva aperto il cassetto della cassa asportando 900 euro in contanti per poi allontanarsi. Il denaro non è stato rinvenuto, ma l'uomo è stato trovato con due dosi di cocaina, del peso complessivo di 1,21 grammi. Il commissariato di Civitanova Marche ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico un giovane di 21 anni, resosi responsabile dei reati di stalking, lesioni aggravate e danneggiamento, nei confronti della sua ragazza residente però in un'altra provincia. Il giovane è gravato da precedenti di polizia, poiché assuntore di sostanze stupefacenti, è stato quindi sottoposto alla misura più afflittiva dei domiciliari con dispositivo. La New Space Economy è già realtà e la Regione Marche accompagna i nuovi processi di sviluppo. Scopriamo quindi in che modo nel primo servizio di oggi. Nuove prospettive nel settore aerospaziale per la Regione Marche che insieme al cluster Aerospazio Marche ha presentato i nuovi progetti di sviluppo e riconversione del sistema produttivo. La Regione accompagna una rete di imprese, università e centri di ricerca per trainare l'intero sistema delle piccole e medie imprese tra cui emergono eccellenze produttive ad alta tecnologia ai vertici di settori in crescita. Tra questi l'impresa Spaceware che ha creato la tuta Smart Flight Suite 1 indossata dal comandante della missione Virtute 1, il cosmonauta colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei, nel volo del 29 giugno, il primo dedicato alla ricerca in microgravità. Raccontiamo di una impresa marchigiana, la Spaceware, che grazie a una tuta particolare è andata sullo spazio vestendo l'astronauta Villadei in occasione della missione della Virgin Galactic e un'occasione unica per così portare appunto le Marche in una situazione e condizione non abituale. Allora, esiste un cluster fatto da diverse imprese, coordinato appunto dalla Regione Marche. Puntiamo molto sulle imprese che guardano la space economy perché è un'economia del futuro. Abbiamo la possibilità qui di creare una rete che possa pensare soprattutto a sostenere la space economy attraverso un'impresa che guarda i materiali, che guarda anche perché no all'abbigliamento. Noi qui abbiamo un importante distretto della moda, del calzaturiero. Allora dobbiamo immaginare
immaginare cose che sarebbero state impensabili fino a pochi anni fa, invece come una realtà che fra un po' potrebbe essere importante, un'economia veramente diciamo utile, anche perché poi se pensiamo allo spazio pensiamo anche a una gestione del territorio attraverso anche sistemi satellitari che possano controllare anche e governare il territorio anche dal punto di vista diciamo di prevenzione di dissesti idrogeologici, per l'agricoltura, quindi diverse funzioni. Allora, questo indumento è il primo di una serie, la SFS1, cioè la Smart Fly Suit 1, è il primo di una serie di indumenti che stiamo progettando, in quanto Spacewear nasce con il preciso scopo di capire come vestiremo. Come siamo vestiti lo sappiamo già, vestiamo in epoca predigitale. Quello che noi cerchiamo di fare è di utilizzare lo spazio come un grande, immenso laboratorio tecnologico che ci consente di ricavare dei nuovi spazi di ricerca che poi a cascata andranno su tutta la manifattura del Made in Italy. Nelle Marche c'è la sede della Spacewear che nasce anche grazie a un bando regionale che è stato fatto un paio di anni fa. C'è tutta l'intelligenza e la sede principale nelle Marche. Chiaramente noi siamo un'azienda che guarda al mondo, per cui andando nello spazio i nostri orizzonti sono principalmente sul mercato americano, perché quando si parla di spazio si parla di USA. Pensiamo solo che lo spazio oggi in America significa oltre 200 lanci l'anno, quando l'Europa ne fa meno di 10, tanto per dare dei numeri. Detto questo, noi crediamo appunto che l'opportunità dello spazio sia da cogliere per tutte le aziende italiane, per rinnovare i propri prodotti, per cogliere questa opportunità, per capire le tecnologie nuove, nuovissime, che lo spazio comunque da sempre utilizza, perché è la frontiera dell'umanità più evoluta e più avanzata. Tornato nelle Marche, ho deciso di impegnarmi in questa attività proprio per promuovere una rete di aziende, piccole e medie imprese soprattutto, per poter operare nello spazio. Stiamo lavorando con un piano di sviluppo tecnologico sia per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie sia per quanto riguarda le applicazioni e i servizi a terra, perché lo spazio fino ad oggi è caratterizzato da investimenti pubblici, quindi il taxpayer ha diritto di un ritorno sull'investimento. Il ritorno sull'investimento sono queste applicazioni e servizi per migliorare la qualità della vita del cittadino. Quindi questo è un po' il piano che stiamo elaborando con l'aiuto, con il supporto degli stakeholder istituzionali, stiamo promuovendo queste iniziative. Quindi diciamo la Space Economy è una ad oggi, nel 2022-23, diciamo il budget, diciamo il ritorno dello spazio a livello mondiale è di circa 500 miliardi di dollari. Si prevede che nei prossimi 4-5 anni si raddoppierà questo budget, questo bilancio. È partita ieri mattina e si è rivelata subito un successo la navetta linea U gratuita che fino al 10 settembre collegherà Marcelli a Porto Novo passando per Numana e Sirolo. Un servizio fortemente voluto dal territorio e dagli operatori turistici a cui la Regione Marche ha dato una risposta concreta. La nuova linea turistica prevede una fitta e coordinata rete di servizi nell'area con salita e discesa libera nel corso della giornata. 10 le corse con frequenza oraria utilizzando le fermate di TPL lungo i percorsi. Due attacchi in 10 giorni a due passi dalle case e dal centro abitato. Siamo stavolta ad Appignano, dove i lupi, una coppia di adulti, avvistati anche di giorno nei pressi del campo sportivo, hanno colpito in contrada Carreggiano, obiettivo del blitz, gli animali di un allevamento della zona. In due distinte occasioni sono stati predati una cavalla e un vitello. Nonostante la recinzione elettrificata, i predatori si sono fatti strada scavando sotto l'ostacolo. Il tutto è avvenuto a ridosso dell'abitazione degli allevatori. Si tratta dell'ennesimo episodio di una mattanza che ha lasciato a terra negli ultimi 5 anni oltre 1800 animali, senza considerare i campi dispersi o gli aborti causati dal forte stress cui spesso vanno incontro gli animali che sopravvivono all'attacco. Coldiretti finora si è sempre battuta per raggiungere l'obiettivo di azzerare i danni per gli allevatori. Dopo il sold out registrato dal concerto del giovane pianista russo Alexander Sorokin, che ha richiesto a fine serata ripetuti bis,
Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona è terminato domenica 6 agosto con il quartetto d'archi di Aldo Campagnari, accompagnato al pianoforte da Aki Kuroda su musiche di Respighi e Chausson. A causa del maltempo si è tenuto nella chiesa di San Francesco. E proprio questa sera, a partire dalle ore 21, trasmetteremo in forma integrale questo testo concerto su Canale 16, che sarà replicato varie volte insieme ai due precedenti anche nel corso delle prossime settimane. Il terzo dei tre concerti di Palazzo Claudi è stato preceduto da un importante evento culturale collaterale. Le stanze del palazzo hanno ospitato l'anteprima della rappresentazione Tu e Claudio, atto teatrale, primo studio per uno spettacolo su Claudio Claudi, che andrà in scena il prossimo anno. Anche questo spettacolo teatrale verrà trasmesso su Canale 16 domani, mercoledì 9 agosto, in prima serata alle ore 21 e replicato poi varie volte, tra cui venerdì 11 agosto alle ore 13. Lo scorso weekend, dal 4 al 6 agosto, si è tenuta a San Giorgio, la Molara, la mostra internazionale dei bovini di razza marchigiana, a cui ha partecipato anche l'azienda MEI di Morrovalle con 23 capi esposti. L'evento è stato un successo, infatti l'azienda maceratese è tornata a casa con 20 premi, tra cui i massimi riconoscimenti di campione assoluto maschi senior con Liano e campionessa assoluta femmine senior con Mescal. Grande soddisfazione anche per il concorso Giovani Conduttori, in cui la piccola Agnese si è confermata prima classificata. Il Valle Sacco vince invece la 43esima edizione della disfida del bracciale di Treia, superando nella finalissima il quartiere del Cassero con il punteggio di 7-3. In un'arena sold out di treiesi e turisti fanno festa i Viola, che attendevano questo momento dal 2016, anno della loro ultima vittoria, e che da allora hanno giocato tutte le successive finali, vedendosi però sfilare il successo dagli avversari. Quest'anno no, e così all'ultimo punto tutto il quartiere è scoppiato in una gioia infinita, iniziata a pregustare già in settimana, quando in arena hanno festeggiato i giovanissimi e le ragazze. Assegnato ai vincitori anche il premio Ernesto Rapone, al miglior giocatore, al battitore Lorenzo Prosperi. La finale per terzo e quarto posto se l'è aggiudicata il Borgo, vincitore uscente, mentre il titolo juniores è andato al Cassero. Il premio Enzo Nando Scorcella a Filippo Bianchi dell'Onglavina come miglior giocatore juniores. Dai Rolling Stones a Tina Turner, di tutto questo si è parlato e discusso a Rock Sofia, in corso a Civitanova Marche fino alla scorsa settimana. Un bilancio da parte della direttrice artistica Lucrezia Elcoli nel nostro servizio. Dai Rolling Stones a Tina Turner, le note di Paint It Black e The Best raccontano l'edizione 2023 di Rock Sofia a Civitanova. Quattro giornate dense di musica, parole ed eventi che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del lato oscuro della musica e del suo potere salvifico. Un'edizione, la terza, che ha portato a compimento un'idea di progetto sorta nel 2021 e che ha dimostrato la sua completezza e profondità. Che si può, attraverso la musica rock, parlare di fenomeni culturali contemporanei. Ma il festival ha dato dimostrazione anche di essere un volano turistico con un riscontro di presenze provenienti da tutta la regione. A conclusione, positivo il bilancio della direttrice artistica Lucrezia Ercoli. Siamo molto soddisfatti di questa edizione, non solo perché il pubblico ci ha dimostrato un affetto e un apprezzamento costante con la sua presenza, ma abbiamo conseguito anche un risultato sul piano culturale ed è questo un bilancio che ci riempie ancora di più di orgoglio. Siamo riusciti, prosegue la Ercoli, attraverso il tema a far emergere la natura di Rock Sofia, un festival che vuole, partendo dalla musica, affrontare quei temi che sono ancora considerati tabù, e la musica rock in questo offre una chiave di lettura potente, capace di rimettere al centro della riflessione argomenti e temi e di andare in profondità. Dopo il successo del prologo di Neri Marco Re con oltre 1000 spettatori, entra nel vivo ad Apiro il Festival Internazionale del Folklore Terra Nostra, che quest'anno traia il traguardo del mezzo secolo di vita. Domani, 9 agosto, alle 21.30, è attesa la vera e propria cerimonia di apertura del festival, sul palco i gruppi dei vari paesi. Un momento molto suggestivo è quello in programma domenica 13 agosto, si tratta della festa paesana.
Si arriva così a lunedì 14, altra giornata clou del festival. Alle 21.30 il Galà del Folklore, uno spettacolo magico dove tutti i gruppi ospiti e l'associazione Urbanitas di Apiro emozioneranno il pubblico. Infine a Ferragosto ci sarà la giornata conclusiva con un programma di iniziative che si aprirà alle 16.30 in Piazza Baldini con la messa animata da musiche e canti sacri dei gruppi ospiti, a seguire sfilata lungo le vie del centro e scambio dei doni tra le delegazioni e le autorità cittadine. Domani, mercoledì 9 agosto, alle ore 21.15, nel cortile della Biblioteca Filelfica di Tolentino, appuntamento da non perdere con la rassegna Suoni d'estate. Viaggio intorno al mondo è il titolo del concerto con Massimo Mazzoni ai sassofoni e Cristian Ricanelli alla fisarmonica. Il duo proporrà un percorso musicale attraverso paesi e tradizioni culturali differenti, dalla musica popolare brasiliana, passando per alcune delle più celebri melodie da film, fino ad arrivare alle taglienti sonorità del Nuevo Tango. Un progetto di studio e ricerca che mette in evidenza diversi approcci stilistici sapientemente arrangiati ed interpretati grazie alla comune sensibilità dei due artisti. E sempre domani, unica tappa italiana dello show dell'artista Mafalda Minnozzi a Napoli, Porto dell'Anima, arriverà a San Severino Marche. La straordinaria interprete della musica di casa nostra, cresciuta in città ma poi volata con la sua brillantissima carriera in Brasile, Stati Uniti e in altri paesi del mondo, racconterà la Napoli con le sue melodie, le sue armonie, le sue storie d'amore e di passione, che parlano al cuore della gente perché espressione di colori, suoni e ritmi che superano ogni barriera linguistica. Il concerto alle 21.15 nella straordinaria cornice di Piazzale degli Smeducci a Castello al Monte sarà un appassionante viaggio alla scoperta della canzone popolare napoletana. Sul palco tutto settempedano, Mafalda sarà accompagnata da Paul Ricci e Antonino De Luca. Neanche il maltempo è riuscito a fermare l'ottima riuscita della prima edizione di Amici Show, serata evento promossa dal Comune e dalla Proloco settempedana con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa delle Marche e la collaborazione di Noi Marche Bike Life. La pioggia ha solo costretto gli organizzatori a spostare l'appuntamento nella suggestiva cornice del Teatro Feronia, che è risultato gremito in ordine di posti. Sul palco Francesco Capodacqua, Valeria Romitelli e Piero Romitelli, special guest Marta Porrà, Camilla Ruffini, Mago Mancini, Stili, H, Space e tanti altri. Per l'occasione sono stati premiati anche due studenti, Alberto Protoduari e Paolo Zamponi, che si sono aggiudicati il primo premio della sezione junior del contest Rebike, a cura appunto di Nomarche Bike Life, abbinato ad un progetto eco-friendly, volto a sensibilizzare il riuso dei materiali e delle bici. Per questo motivo ai due vincitori è stata consegnata una bicicletta rigenerata. E proseguono a San Severino gli appuntamenti con il Mercatino d'Estate, rassegna dedicata al piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo. L'iniziativa si svolge in Piazza del Popolo tutti i mercoledì del mese di agosto. La rassegna presenta anche spettacoli di artisti di strada e stand street food ed è ad ingresso libero. Per informazioni 338 3175 717. Vediamo ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le notizie sportive. Previsioni per mercoledì 9 agosto. Cielo sereno poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento, venti inizialmente deboli occidentali con divenire di brezza tesa, mare quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio.